E mi ricordo, l'unica immagine che ho chiara io è che io, 5 anni, in mezzo alla pista da sci, a piangere, con l'istruttore di sci mi diceva «No, no! Dai!» E io Però avevo già fatto comprare ai miei genitori tutta l'attrezzatura di sci. Sci e basta. Quello serve per sciare, serve solo quello. Se avevi l'infradito. Era vero, giusto, avevo i moon boot. Ma che cazzo allora... dici? Moon boot. Non sono da molto in Italia. Prima o dopo? Allora no, erano gli scarponi da quelli che si chiudono con sì. tanta fatica. E quindi traumatizzato non, da... Non così, così si aprono. E infatti ecco perché scivolavano sempre, perché non... Allora, quanti di voi è la prima volta che vengono al teatro Oscar? È sempre così tutte le volte, cara. Tranne loro, perché il quartiere di sinistra, qua in mezzo, c'è gente quella che viene a teatro, persone colte, vero? Come dice Giovanni Colte qua e là, no? Non l'hanno capita loro, vabbè, ma niente. Battute di Giovanni. Oh, allora, noi qui al Teatro Oscar si fa e si registra il podcast, ma non solo, abbiamo una stagione teatrale che è cominciata a ottobre e finirà fino a maggio, e quindi veniteci a trovare, facciamo delle cose meravigliose, straordinarie, bellissime. Allora vi annuncio, prima di presentare l'Oscar, che prima di Natale faremo altre 2 puntate almeno di podcast, ve lo dico già. Il 5 dicembre Cremonini, il 13 dicembre Fedele con Falonieri, e forse il 19 c'è una sorpresa, non lo so, stiamo ancora decidendo, eccetera, eccetera. Sapete chi è? No. Ma, signore e signori, direttamente dal Teatro Oscar in Milano, ho il piacere di presentarvi, di introdurvi uno dei comici più, ma veramente più, ma più, Max Sangioni! Grazie. Buonasera. Ciao Max. Buonasera. Buonasera. Ti vogliono bene. Grazie. Siediti pure. Troppo. Grazie. Ciao. Ma signore e signori, non è finita. Bene. Perché un ospite così importante si merita una scenografia adeguata. Beh, che dire. Bellissimi. Vabbè. Chi è quello lì? Grazie. No, pensavo fosse un altro arrivato in ritardo, invece no. Siediti pure, Max. Mi siedo? Comunque la gente ha notato che ti vuole bene nonostante tu ti vesta di merda. Benissimo. No? No? Onestamente, è brutto? Sì, non si capisce niente. Cioè, è meno arroganza, ok, subito. Però cioè, è veramente imbarazzante, adesso devo dire. Ma è la... Perché non te la allacci, Max? Vabbè, lo posso... Cos'è che è? È un tappeto. Ma perché non è un tappeto, è una tenda, ignorante. Ignorante, perché ignorante, è pazzesco, ignorante. No, ma domanda, te l'ha regalata o l'hai presa al Black Friday? L'ho comprata io. Al Black Friday? No, non è così Black Friday. Sì. Sono cose tecnologiche. Sì, perché le robe di merda le mettono in vendita e uno va lì e dice, pensa di risparmiare, in realtà hai speso 2 volte perché devi buttarla via domani e comprarne un'altra. Allora, non so se hai notato che c'è la tasca. Sì. E il sopratasca qui. Lo stilista squilibrato, ovviamente. Stava benissimo. Va bene, grazie di tutto. Io sono contentissimo. Ah, siedo, ok. Pensavo fosse finita già là. Perfetto. Sono un po' emozionato, lo dico subito. Sono emozionato come un bambino, va bene? Sono emozionato come un bambino. No, scusami, ma rilassati, siediti. Ginocchio. Ma non c'è niente sotto, cazzo. Okay. No, vabbè. Oh, quella poltrona qui l'abbiamo presa al Black Friday. Ma infatti, voglio dire, era qui che sembra la sirenetta. Non escludo sorprese durante la serata. Però... Ma bellissimo questo, se posso... Attenzione, perché questa è una pianta carnivora, No, ma come? Allora, con ottimi gusti, tra l'altro. Ascolta. Comunque. Dammi la possibilità di presentare la band. Signore e signori, gli Anagrammi!
Un applausone. Ma perché? Non è che ti devi alzare tutte le volte. Stai lì seduto. Se vuoi, la tengo io. Se ti serve, ti vuoi, non so, grattare un po', fai pure, capito? Ma che è vera, Non buttarla. Ah no, ma infatti. Allora, gli anagrammi, perché gli anagrammi, oltre a suonare da Dio veramente bene, cioè loro sanno fare gli anagrammi di qualsiasi persona. Ah, beh. Cosa vuol dire? Ah. No, nel senso, cioè, sembra, detto, ah, sembra sanno... che tu disprezzi. No, disprezzo no, chi disprezza tra facciamo compra. Un anagramma di Max Angione, dai, via. Omonimi, inni, galassia. Fa cagare, fa cagare. Forse non so benissimo cos'è un anagramma, è quelle parole... Te lo spieghiamo. Tappezzeria, xilofono, prete. Così. Esatto. Parole esatto. A caso, non... Va bene. Signor Poretti, buonasera. Buonasera. Ho capito perché continui a zappare. Stai facendo la presciistica, vero? Quello perché... Sta facendo presciistica. Ma io lo scio un po', rapporto difficile. Ma insomma. Che cazzo dici? C'è qualcuno che parla? Allora... Sì, è vero. Siete microfonati, no? E no, allora... no, ma in genere lì a destra ci sono proprio gli irrequieti. Facciamo sempre mettere lì. Irrequieti! Cavalletto! Non funziona così gli anagrammi! Chiedo... Benissimo. Dai, e niente. Bene. Questo è l'imbarazzo dell'attore. Lei è l'ultimo? Sì. No, allora io lo dico subito. Io mi sono... Siccome ha detto, vuoi venire al paraio? Venire, certo, ma mi deve ma fare... puoi finire una parola? Ce la fai? Non ho finito le scuole, e quindi so i concetti, ma è l'80%. E... Stavi dicendo? Vai. Sì, se i maleducati smettono di... No, ma tu... No, sto dicendo... Dammi retta. No, stai qui. Rivolgiti a loro. Ok. Rivolgiti a loro. Vai. C'è un po' di cervicale. No, io mi hanno detto vieni al Poreticast. Ho detto Poreticast. Sì. Poreticast. Per io lo chiamo Poreticast sempre. Sì? Non per la birra. Oh, sì, lo chiamo perché Poreticast, cioè che faccio un po' fatica. Quindi lo chiamo Poreticast. E ho detto sì, però non vengo lì. E mi aspetto che il signor Poretti mi faccia delle domande. Quindi mi sono preparato io delle domande. Sì, lo vengo a intervistare nel suo podcast. E quindi c'è nel caso delle domande. La prima è, quanto viene questa... Molto carina. Adesso la metto qua perché sì. Non mi fido. Allora, allora Nino. Ok, va bene. Allora... Facciamo una roba, vabbè, sì. I gusti del vestiario sono quelli che sono, abbiamo già capito che sciare non è il tuo sport prediletto. E ho un rapporto traumatico con lo sci. Come mai? Ma allora, praticamente ho imparato l'anno scorso. Imparato o non hai imparato? Ho imparato, cioè nel senso, so fare il... Fammi vedere. E l'uovo. Cos'era l'uovo? Questo pianoforte ironico? Anagrammix e uovo e poi il freno con lo spazzaneve e ho fatto pista blu e pista rossa così. Anche con la marrone, la scia che hai lasciato. Quello forse è venuto dopo. Perché io sono stato... sono stato traumatizzato perché da piccolino ho fatto due lezioni di sci. Quanti anni avevi? 5, 6. Sì? Sì, se non ci starnutiamo, vabbè. No, mi distrae... È il quartiere di destra, cazzo. Mamma mia, ragazzi. E mi ricordo, l'unica immagine che ho chiara io è che io, 5 anni, in mezzo alla pista da sci, a piangere, con l'istruttore di sci mi diceva «No! Dai!» E io... Però avevo già fatto comprare ai miei genitori tutta l'attrezzatura di sci. Sci e basta, quello serve per sciare, serve solo quello. Se avevi l'infradito, cosa... Era vero, giusto, avevo i moon boot.
Moonboot. Ma che cazzo allora... dici? Moonboot non sono dopo, da molto in Italia, prima o dopo? Allora no, erano gli scarponi da quelli che si chiudono con sì. tanta fatica. E quindi traumatizzato non, la non così, così si aprono. E infatti ecco perché scivolavano sempre, perché non... andavano giù dritti. No, però è quindi traumatizzato, ma l'anno scorso, anche grazie alla mia fidanzata Laura, dove sei Laura? Ciao. Mi ha detto ma che lei scia molto bene, troppo, e te lo fa pesare. Però è stato molto bello, bellissimo. Il viaggio? Lo sciare proprio. Tu sci? Anch'io sono stato traumatizzato, che da senso? Ragazzo. Ma cioè, perché fai quella faccia lì? È la mia faccia d'ascolto. È quella che... Un po' quietante. Questo, no, come faccia d'ascolto. No, è capitato, non so, magari ho visto gente attempata in sala, non giovane come te, scandalosamente giovane come te. Vabbè. Di che anno sei tu? 90. Vaffanculo, no? E io che sono molto più anziano di te, ai miei tempi, alla domenica si organizzavano i pullman per andare a sciare e si andava ad affittare tra l'attrezzatura, non come te che hai fatto comprare tutto i tuoi genitori. Se andavi in un negozio, entravi e dicevi vorrei affittare i sci, alza la mano, tu alzavi la mano così. Ma era molto tempo fa, era un... tantissimo. Cazzo applaudi. Fermati un attimo. Era tanto. No, perché? Allora, tu entravi nella casa e dici, alza la mano! Alzavi la mano e ti davano lo sci che doveva essere alto così. Era già corto, lo so. No, lo so. Al massimo dell'altezza, sì, quella faccia di cazzo d'ascolto. Fate capire quella roba lì. Così, e quindi tu andavi e si legavano gli sci. Si legavano perché non dovevi perderli. Ecco. Era pericoloso, capito? Come, insomma, mi ricordo che pullman, andavamo su un mottarozzo in alto, c'era un signore che mi accompagnava, che mio papà non poteva. E Nino, se vediamo al pullman! Do you understand? Ci vediamo al pullman. Mi ha dato una pacca sulla spalla, ho cominciato a rotolare per 300 metri. La slavina. Esatto, e poi ho abbandonato. Quindi un approccio traumatico. Traumatico. Qualcuno quindi... scia qui? Fammi vedere un po' di luce. Fammi vedere. Ma che cazzo, scia. Beh, sciate. Dai. Per favore, dai. Non tu. Tu secondo me sembra quello dietro, dai. Qua sciate? Che è? Si vantano tutti di sciare. Ma tanti, e poi voglio vedere. Voglio vedere. Uovo. Voglio vedere. Ci vediamo in pista rossa. Vabbè. Comunque, ma è l'unico sport che pratichi? Io ho fatto tanti sport. Mo dai. Sì, ho fatto tanti sport per poco tempo, perché mollavo subito. Tipo? Sì, ho fatto tennis 2 mesi. Fammi vedere, 1 o 2 mani a rovescio? Rovescio, allora, dritto, rovescio 2 mani. Non ho fatto... ti vengo a prendere. No, ho fatto tennis 2 mesi, poi l'ho mollato, mi siedo, l'ho mollato dopo perché... Dopo 2 mesi? Sì. Fai vedere il servizio? Servizio? Lo facevo... Ah no. Rete. Cioè, Sinner non ha inventato niente, vabbè. No, ho fatto tennis, però mi annoiava un esercizio che tu devi fare 10 colpi e poi andare a riprendere le palline, mettere, annoiato, basta. Judo 1 anno e mezzo, quindi sono cintura giallina, si può dire giallina. Judo sì, però era carino quando c'erano tutti i maschietti, facevano judo, poi c'era una ragazza e lì dicevi... Che ti gonfiava di botte, ti faceva saltare. Ma ti facevi anche gonfiare, cioè, caspita, sei veramente forte, mi hai schienato, caspita, come sei forte. Ginocchiata in faccia e quello e poi? Tanto sudato, poi calcio tanti anni male. Ma ecco, dove giocavi? E non una squadra proprio portavi il pallone allora per quello che si ho che fatto si, che giocavi giocavo terzino destro, ma l'ho scoperto molto dopo perché ero in panchina all'inizio. Scoperto molto dopo, sì. Il primo allenamento, l'allenatore viene da me e fa, che piede sei? Ma è destro. Dove giocare? Beh, da centrocampo in su, quello che... Va bene, terzino sinistro, vai lì, che fai meno danni.
e tanti anni, cioè, però so di essere scarso. Quello. Poi ho fatto nuoto, una lezione. Sì, perché nuoto per farti mettere in contatto con l'acqua. Mi ricordo, non so se era legale questa cosa, ma l'insegnante di nuoto mi metteva la mano, sì, mi teneva... Anche a te? No, a me no. No. Facevano così a, cioè, Sparta, mi sembra. A quelli che gli stava sulle balle gli facevano... Che... mi ricordo la mano... Respira! Sì, no. Come bocca aperta! Respirare? Non posso... Sì, sì, e poi c'erano i bambini piccolini che se la tiravano già, quelli hanno già fatto un anno di nuoto, che facevano il tuffo di testa, ma tipo così. E dicevano, oh, maestro, faccio il tuffo di testa, sì, sì, vai, ok, vai. E io dicevo, no, che bravi, strabravi. E quindi questo, tennis, nuoto, judo, kickboxing, mezza lezione, poi perché non volevo pagare la retta e quindi ho fatto mezza lezione, box, mezza lezione e palestra 2 mesi. E altri sport? Basket. Portavi le borse? Non ci arrivavo, non è... però un mesetto di basket, sì. Questi... No, vabbè, quindi forse è per questo motivo che scarso nello sport hai detto, vabbè, faccio altro nella vita. Beh, sì, ma inizialmente sì. Sì, perché dalle elementari, per farmi degli amici, o... Beh, però parlare mentre c'è, cioè, mi sembra veramente... Vuoi che suoni, no? Mentre parli. Vediamo, non lo so. Non so, eri più bravo negli sport, oppure aiutavi durante le verifiche della mia visione degli elementari, oppure facevi... Cosa vuol dire aiutavo nelle verifiche? Per avere, come facevi tu ad avere amici? Durante... Io non sapevo come fare. Cioè, ma tu... Non l'ho vissuto benissimo le elementari, se posso permettermi. Ma ascolta, Max, non voglio dire... Passiamo alle medie. Passiamo alle medie. Come è andata nelle medie? Niente, sono andato in ambulanza nel... No, sì. No, alle medie ho iniziato a fare teatro. All'oratorio. Sì. Dove? A Sagnino. Vicino, ah? Scusami. A Como, c'è, cioè, un piccolo paesino, Sagnino. Ma che non chiudi le parole, cioè, te l'avranno già detto, no? A Sagnino ho fatto... Sagnino in provincia di Como? Provincia di Como, Sagnino in provincia di Como. Ma esiste davvero quel posto lì? Da poco no, hanno chiuso il paese. No, sì, esiste. Vicino alla più famosa Maslianico. No, è Maslianico. Cernobbio, dove c'è Cernobbio. Infatti. Vabbè, e quindi, insomma, niente, lì, oratorio, lì, oratorio, lì. Primo ruolo, Simba nel Re Leone. Non so se... sì, sì, esatto. Avevi un costume? No, era un vestito di blu, Simba. Luminari, i registi che erano... Visionario. Visionari, regista. Visionari, esatto. Sì, o sì, visionario, sì. O drogato, adesso non... Non sta a noi, non sta a noi saperlo, allora non mi rendevo chi conto. Chi siamo noi per giudicare un regista che fa vestire Simba di blu? Assolutamente. No? Mufasa no, Mufasa vive poi, vive sia per la sua attività in Giamaica, cose così. Quindi, sì, insomma, medie, ma che bello, fa il teatro, mi, sì, diverto. Sì, ero più portato rispetto ai miei compagni di classe. Mi ricordo alle elementari mi facevano leggere le barzellette di Topolino. E alle medie, invece, l'insegnante di italiano toglieva 10 minuti alla fine della lezione, forse per questo che non finisco le frasi di italiano, per farci fare a me e altri 2 compagni degli sketch comici. E noi facevamo i corti, Tequil Telun, sì, facevamo... Tequil Telun. Adesso il milanese è stretto, non è che lo mastico. Io lo leggevo 2, Tequil Telun. Facevamo la Subaru Baracca, facevamo Dexter Sugar, facevamo un po' di cose. Esatto. Ma chi è che facevi tu? Io facevo Aldo Giovanni. Grazie. Ah. A giro facevamo tutti e 3. Fai una musica per farlo sentire stronzo, dai, vai, vai. Fa male, fa abbastanza male in effetti. Vabbè, abbastanza male. Superiori? Sei andato alle superiori? Incredibilmente sì. Sì. Liceo scientifico? No. Sì. Ma dove?
Vabbè, ho capito. A Como, al liceo scientifico Paolo Giovio di Como, famosissimo, grande. E lì, diciamo, fatto le cose lì. Lì non ci facevano fare le scenette alla fine, gli sketch. Teatro, niente? Lì c'era un corso di teatro, ma non lo facevano. Ma lo fate? Cioè c'era, ma non lo facevano? Sì, quando è teatro? Pronto? Salve, non è... Ma veramente... E continuavo a fare l'oratorio. E a un certo punto è venuto un attore di Como, che lavorava con una compagnia, a vedermi all'oratorio. Facevo Spugne in Peter Pan. Questo. E niente, ha detto, ah, sei molto bravo, vieni a fare teatro con questa compagnia. Questa compagnia faceva dei corsi, li ho iniziati a fare. Corsi che partivano dal metodo Lecoq, non so se... Yes, I know. Non c'entra niente quella roba. No, è per indicare... Anzi, fare... è proprio il contrario di quella roba. Spiega chi è Lecoq. No, ecco, spiega, aspetta. Ho fatto un corso, non è che ho fatto la scuola di Lecoq. Piega. Allora, Lecoq, fondamentalmente è un mimo. Bravo. Un mimo, quindi un mimo che però ha fondato un metodo. Un metodo usato nella scuola, anche nella scuola Arsenale di Milano, da Cugnacchi Ida, che lui era insegnante, era allievo di Lecoq, è stato insegnante di Aldo Giovanni e anche del signor Poretti. Giusto, quindi... Lascialo. Anche era più su di lei questa. Io alterno il tuo a lei come... E niente, quindi corso tenuto dalla mia attuale regista, tuttora con Esther Montalto, che lavoro ancora con lei, è la regista del mio spettacolo, che faccio in giro. E quindi e lì ho iniziato, diciamo, a fare questo corso e poi a lavorare con questa compagnia. Molto sinteticamente questa la cosa. Ho risposto... La domanda qual era? Mi sono perso un attimo la... No, ma quindi hai delle capacità, delle mimiche? Ma no, diciamo che adesso vado un po' nel tecnico. Cioè, allora, per me è emozionante essere qua anche perché quando ho visto i corti, ok, e poi ho fatto questo corso qua dice non ti insegna a partire, questo metodo, il metodo Lecoq, ti insegna a partire da scenografie, costumi, eccetera, ma ti fa partire da tu vestito di neutro, quindi tutto nero, eccetera, e con pochissimo. Io... Visto i corti sono loro tre vestiti tutti in nero che o si mettono una giacca e fanno il pubblico o il cordone ombelicale fanno i neonati o le mutande da fare. Però c'è pochi elementi e non è che gli astronauti c'era tutta l'astronave. Astronauti, punto, e poi tutto quello si crea. E quindi è emozionante perché è un po' da dove sono un po' partito. Il motivo per cui sono partito, ho iniziato a fare teatro, ecco. No, ma infatti è talmente interessante. Io ho cercato di farla quella scuola lì, l'ho già raccontato, ma mi ripeto, Cugnacchi Ida, che a dispetto maestro del nome giapponese. Che sembra una femmina, in realtà è un maschio, sì. No? Giapponese, un grandissimo interprete del teatro, no. Sì. No, diciamo che il teatro no è una forma particolare di teatro piccola giapponese, chicca. Una via di mezzo tra il mimo e altre cose ancora, dove comunque la parola è pressoché assente. Esatto, molto il corpo, esatto. Importante. E lui, questo insegnante bravissimo, straordinario, usava questo metodo che ha detto Max, dove oltre ad usare il corpo, per credo che l'hai fatto anche tu, ti davano forse una maschera neutra. Sì. E dove lì praticamente la maschera neutra è perché non ha espressioni e quindi ti costringe a usare il corpo per esprimere un sentimento, un'emozione. È uno degli esercizi più difficili che io abbia mai fatto nella mia vita, no? Dico... Non l'ho vista la tua vita, quindi non... però immagino, sì. Ma sì, tu sì. L'hai usata? Io l'ho usata, io ho fatto uno spettacolo al Fringe Festival di Edimburgo nel 2014 con la maschera, sì, dato malissimo, però sì. Non avevo dubbi. Sì, no? Benissimo, no, però è la cosa che anche Dario Fo diceva che se metti una maschera non puoi mentire perché appena esatto. Vedi si vede tutto, il linguaggio del corpo.
quante chicche, eh? Che non si aspetta. Ma facciamoli lavorare. Ma li paghi molto, per curiosità, perché tantissimo, fanno due secondi a botto, no, va no. bene. Fate un pezzo così noi beviamo, ci rilassiamo. Stava come situazione. Se lo prendi, posso fare una domanda? Allora, prima domanda. Cerca di essere? La risposta è meno pirla che puoi. Ok, perfetto. Un tenero amante. Giacomino, un tenero amante. Vabbè. Anche per mentire aziosa. Va bene. Questa è una mia... Sono tutte domande che mi interessano a me. Incredibile questa intervista. No, come Aldo, Giovanni e Giacomo, come create in genere? E se cambia TV... teatro e cinema, cioè vi mettete lì, vi ubriacate, vi mettete lì, fumate la LSD, vi mettete lì e crack, vi mettete come, oppure avete un'intelligenza artificiale che fa tutto, come? Allora, le domande le faccio io. A posto. Okay. Ho notato, lo sapevo già, che abbiamo delle cose stranamente, a dispetto dell'età, in comune. Il gusto per... No, devo dire che lì assomigli molto a Giovanni, però... Secondo me sei un po' peggio tu di lui, però... Però amate... Quel gusto floreale lì del cazzo, non so come... Cioè, da dove viene? Allegria... Ma allegria cosa? Ma... Sì che fai il comico di mestiere, cioè... Pensi che uno mette la camicia a fiori fa ridere. No, non abbiamo niente in comune dal punto di vista del vestiario, no? Però come percorso, no? E intanto cerco di rispondere alla domanda. Ci sono almeno, c'è un personaggio e un luogo che abbiamo frequentato anche noi, che è uno, il Caffè Teatro di Verghera di Samarate. Sì. No? Conoscete il Caffè Teatro? Sì o no? No! Allora. Infatti, sapevamo che non lo sapevate. No? Io non lo sapevo che non lo sapevano. Io lo sapevo che non lo sapevano, invece. Diciamo che il Caffè Teatro di Verghiera di Samarate è un locale di 150 posti, no? E aperto nella metà degli anni Ottanta, dove io, Giovanni, Aldo e tantissimi comici, forse quasi tutti, sono passati di lì. Era l'alternativa provinciale allo Zelig di Milano. E noi tre, io, Giovanni e Aldo, artisticamente siamo nati lì. È stata una grandissima fucina, un laboratorio che dava la possibilità di sperimentare, tra cui anche a te, Max, o no? Sì. Sì, perché io nel 2014 capito lì che c'era un concorso... Scusa, lui 2014, noi 1991. Scusami, no, addirittura... No, è per dire che l'artrite reumatoide ce l'abbiamo noi, non tu. Io ho un filo di cervicale, come ho detto prima. No, nel 2014 c'era questo concorso di cabaret, eccetera. Io non ho mai fatto cabaret, ho solo fatto appunto teatro, come ho detto prima, e ho fatto recentemente in quel periodo uno spettacolo dove raccontavo un po' del mio rapporto con gli sport, e vabbè. In questo spettacolo facevo un tifoso laziale inutile, cioè una cosa terribile, terribile, perché terribile. Perché tifoso laziale? Ma perché ho visto Juve-Lazio, mi aveva colpito, perché sono juventino, mi aveva colpito... Guarda che... Max... Tu li conosci i vari tipi di applausi, no? Sì, questo era di compassione. Questo era... Bruttissimo applauso. No, dimmi, vabbè. Juve-Lazio aveva colpito i tifosi laziali, che erano tipo in 20, ma facevano più casino di tutto lo Juventus Stadium messo insieme. Allora ho fatto questo personaggio laziale che faceva... Oh, merda! Così.
lo faccio al Caffè Teatro, e al Caffè Teatro, ambiente piccolino, poi ho improvvisato un pochino, era andata benissimo. Quindi Maurizio Castiglioni, lo stesso Maurizio che era Castiglioni, il proprietario, che è il proprietario, viene da me e fa, bravissimo, grande, ottimo, vai al festival di Martina Franca in Puglia, uno dei più importanti festival di cabaret allora, all'epoca, 14, vai e fai che sicuramente vinci. Vado quell'estate, Martina Franca in Puglia, quindi pugliesi, e, ma di Martina Franca, non di Gallipoli, Martina, hanno visto tutti festival del cabaret Martina Franca, io arrivo, tipo 800 persone in una piazza, una roba così, e arrivo, oh, merda, a Lazio, è una cosa che trova, e si crea questo, faccio 5 minuti di gelo, esco e non è che volevo cambiare mestiere, volevo cambiare stato, volevo andare in Repubblica Dominicana. Però in quel festival lì c'erano tipo Gene Gnocchi, c'era Buzz, c'era gente che vedevo e qui ho detto cavolo, sono almeno sullo stesso palco, ho pensato, capito? Quindi magari come se avessi visto un attimino la una luce in fondo al tunnel, capito? E quindi lui ha avuto è stato bravo ad avere fiducia in me. Sbagliando, perché in quella poi io ho preso una tramvata tremenda, però lì mi ha, è stato il primo passo nell'ambiente, diciamo, del cabaret 2014, poi ho iniziato a farlo di mestiere nel 2018. Aspetta. Ma come si vivono quei momenti di sconforto che capitano a tutti? Poi cioè, io voglio sapere anche... Certo, perché te lo racconto. No, allora, lì quando va male una serata, e succede tuttora... Non ci credo. Sì, a me succede di più alle convention. Spieghiamo tecnicamente... Certo, allora, le convention sono quando... Cioè, le aziende decidono a fine anno... Di anche durante l'anno di festeggiare in qualcosa credo per scaricare l'età, non lo so, sì. Fanno una cosa e scaricano quello, festeggiare con tutta l'azienda, quindi fanno queste cene dove tutta l'azienda è presente e c'è un palco, prima la cena e appunto si gonfiano di brutto, bevono come no? E qualcuno bevono tutto. E qualcuno ha avuto la bella idea, ma sarebbe molto divertente, chiudiamo la serata con un comico. Quale modo migliore per chiudere la serata se non con un comico? Signore e signori, e così, scusa, posso... Sì, ecco a voi, Max Angioni, tutti lì così. Oppure... Così più gentili, i più... Se no sono lì così. Gente che non ha riso per tutto il Novecento, così. E tu sei lì, gente ciao! C'è gente che dice, appunto dici ciao. Buonasera. Chi cazzo è Max Angioni? Che cazzo vuole così della mia vita? Che loro volevano andare, avevano appena finito di mangiare, volevano andare in bagno, alzarsi e fumare la sigaretta, e mi dicono, no, aspetta, ancora 40 minuti di spettacolo, sono lì così. Tu sei, allora, il traffico, quanto assurdo, eh? Max, diciamolo però, l'unica cosa bella della convention è che ti pagano. Sì. Sì. Sì, no, allora, però quando succede la cosa, la serata, Brooke, non entrano le cose, non funzionano, perché è sempre una scoperta, no? E succede, io personalmente esco dal palco, eccetera, e penso, ok, è tutto finito, dai. Basta. Basta, ho sbagliato, ecco, è stato scoperto il bluff. Giusto, è tutto finito, perché entri, io personalmente entro in questo loop che è fisiologico, però giorno dopo analizzi le cose personalmente, però è un grande un abisso momentaneo. Ma anche il giorno dopo è brutto, però sì non è bellissimo almeno, finché non c'è una serata buona, esatto, o a metà settimana vabbè, te la dimentichi fisiologicamente, però è brutta, no? Per quanto mi riguarda, per quanto ugualissimo, io l'ho già raccontato, li racconto, quando ho cominciato a lavorare da solo le prime serate, miei amici, sai, i tuoi amici ti gasano sempre, magari non è vero, però ti dico, ah cazzo, fai ridere, bello pezzo, eh? Sì. La prima serata c'erano tre persone, Bill Gates.
importantissime, no, tre persone. No, è che nessuno dei tre rideva, no? Uno aveva anche dei problemi. Vabbè, ho capito. Seleziona i luoghi, però, voglio dire. Ma perché tu all'inizio selezioni i luoghi. No, non selezioni niente. No, cioè quello che arriva, arriva. Sì, sì, per sì. Cui ti domani, ma perché basta, no? Mi pento, chiedo scusa. Chiedo scusa. Al mondo. Al pubblico, scusate. Scusate. No, è brutto, è tremendo. Fino a quando non c'è una serata che ti va bene, allora lì sei in grani. Io praticamente... Però scusami. Cioè, il caffè teatro era anche un luogo... protetto, se correggimi se sbaglio, dove c'era tanto cabaret, il pubblico del caffè teatro vedeva tanto cabaret, quindi aveva un palato raffinato, se così posso dire. Quindi è vero che ti sbivi lì, che bello, eccetera, eccetera, altrove era un po' diverso, o mi sbaglio? Posso dire una cosa su questo? Dilla. È protetto, ma inquietante, perché io quando sono andato nel 2014 a fare... ci sono tutte le locandine, le foto di chi c'è passato... E personalmente da comico, quando vedi la foto di questi signori qua, anche al Teatro Politeama Genovese a Genova, c'è la foto della locandina dei Corti, cioè essere nello stesso posto dove ci sono passati i Corti a Gian Giacomo, dici, ah, ok, ah, va bene. Vabbè, ma questo anche luogo noi ha visto queste cose. Noi vedevamo, che ne so, Beppe Grillo, no, al Caffè Teatro no, perché non c'era stato nessuno prima di noi, perché praticamente è nato un po' con noi, però... così insomma. Insomma, quindi è protetto, però dici, ah, benissimo, dai. Beh, però te la sei cavata bene, dai. Alle volte sì, alle volte no, ma voglio dire, è stata una bella palestra. Sì, quel luogo. Sì, beh, no, sì, sì, no, perché cioè, ho in serbo anch'io un paio di domande, no, per te. Ok. Ehi, hey, ciao. Bello. No, perché mi interessa chiederti queste cose. Tu hai cominciato lì a Caffè Teatro nel 2014, quando, non so se si può dire ancora così, la predominanza dell'esibizione del comico era ancora il live. Che vuol dire dal vivo? Diciamo che magari... Per loro lo sapevano, ma loro un po' meno. No? È live, mentre da lì e in avanti è iniziato il fenomeno dell'esibizione, no? Fruibile sul web, no? Siccome tu sei un campione in entrambe le cose, non fare la faccia da culo. È la mia. Sì, è così. Siccome tu te la cavi non male, diciamo, in entrambi i settori, raccontaci qual è la differenza. È un po' quello che mi hai chiesto a me, qual è la differenza tra il teatro, la televisione e il cinema. Io te lo dico sinteticamente, sono tre mondi completamente diversi, dove noi, e io anche personalmente, sono molto, ma molto più a mio agio, a nostro agio, live. E quello anch'io. Live. Sono d'accordo. Cioè, secondo me, il lavoro del comico, secondo me, è quello dal vivo. Sì. Il lavoro del comico. Sì. Poi, chiaramente, essendo fortunatamente, come la serata di questa sera, che è una serata live, però... siamo qua perché c'è un podcast, c'è un canale YouTube, ci sono dei reel su TikTok, dei video, e ci sono tutti questi mezzi. Uno deve capire come declinarlo in tutte le maniere possibili. Ad esempio, però ecco, sulla mia esperienza, non so quanti di voi mi hanno visto Italia's Got Talent? Nessuno. Ok, okay. Tutti. Perfetto. Quasi tutti. Okay. Ok, quanti mi hanno votato? Bastardi, sta di fatto che io facendo teatro, facendo un corso di scrittura comica, ho scritto il pezzo che ho portato a Italia's Got Talent. Siccome le persone mi hanno visto Italia's Got Talent, mi hanno poi cercato sui social e lì poi ho cercato di trovare delle cose da dire nel linguaggio dei social, perché se uno vede un mio video... Ti ho visto in video X, che bello, dal vivo lo fai? No. Perché non è la stessa cosa, non è che fa ridere uguale. Cioè. Esatto, è come se chiedessero a noi, ce l'hanno chiesto, potete fare gli svizzeri dal vivo? Non si può fare, perché tecnicamente, tanto il pubblico, anche se non lo sa ma lo intuisce,
c'è un completamente un mondo diverso, che se tu fai, parlo per me, gli svizzeri, Uber, Gervasoni, eccetera, eccetera, devi essere visto in un certo modo, ci deve essere un contesto particolare. La TV praticamente ti crea la possibilità di montare lo sketch, gli stacchi, eccetera. Mentre l'AVI c'è un'altra modalità. Sì, rischiava di venire brutto, ma brutto, brutto, brutto. Brutto, brutto, brutto. Si rischiava però, quello. Però, per esempio, e chi mi segue, no? I ragazzi che... sì, sono proprio ragazzi perché sono quasi tutti sotto i 30 anni che seguono, che mi seguono sui social, che hanno anche insieme ideato il podcast, sanno che praticamente è totalmente un'altra cosa, è un altro mondo. Io, per esempio, vedendo te, i tuoi reel che fai tantissimi, sono molto divertenti. E mi accorgo, e in un qualche modo vengo anche incoraggiato, no? Che per uno anziano come me, come noi, quello lì è un mondo molto simile alla televisione. Uh-huh. Similissimo alla televisione. Infatti noi quando abbiamo fatto mai dire gole, altre cose, eccetera, però c'era un imbarazzo pazzesco, no? Venite a fare mai dire gole, uno sarebbe felicissimo adesso, in realtà noi eravamo tesissimi perché vi davano a fare live la cosa di mai dire no, quando noi ci esibivamo a teatro o in okay. cabaret, la prima nostra apparizione di successo in televisione fu mai dire gole, ma quando ci presero noi eravamo molto preoccupati okay. perché il linguaggio televisivo non era il nostro. Intanto, okay. intanto Max, tu lo sai, no? Che noi tre, i nostri sketch erano al di là della durata di un reel o addirittura di uno sketch televisivo che all'epoca era contemplato della durata massima di 3-4 minuti. Per noi i nostri sketch mediamente duravano 12, 15, 18 minuti. Di più. Anche di più. Un po' di più, sì. Anche di più. E quindi per noi fu un trauma. Cioè... questo ci ha costretti a pensare dei personaggi che diventavano fulmini nella loro brevità. Quindi il comico della nostra età si spaventa perché dice no, ma ha senso solo se faccio uno sketch lungo. No. In realtà, e me lo confermi vedendo i tuoi lavori molto divertenti, vabbè, intanto lo sappiamo tutti che ognuno di noi può farsi la propria TV personale di questi tempi, no? E tu sei un esempio, cioè il canale sì. tuo, eccetera. Però colpisce sempre la diversità di stile, ma mi sembra che tu sia proprio a tuo agio, anche a fare le cagate che fai, no? Piacciono ma no, molto, perché, cioè, secondo me all'origine è sempre la solita cosa, cioè ti devi divertire. Ti devi divertire, perché se tu non ti diverti, la gente che ti guarda perché dovrebbe divertirsi. E quando non ti diverti, si vede, cioè si vede con questa cosa. E quindi uno cerca di trovare delle cose, poi alle volte si trova, alle volte non sono meno riuscite. Però ad esempio mi ha colpito che delle cose che faccio social, le cose più viste, sono dei pezzi dello spettacolo live. Capito? Quindi è strana questa cosa, però messa in un certo modo. Così come... quello che insomma voi a livello social siete diventati virali senza volerlo, cioè sketch divisi, insomma i pezzi dei film, insomma il concetto alla base di tutto c'è la qualità, se c'è la qualità poi in qualche modo la si... Sono d'accordo, stranamente sono d'accordo con te. Che dire. Ma, aspetta. C'è almeno un'altra cosa che ci accomuna nei gusti, quantomeno, no? Max è la seconda volta che lo incontro. Ci siamo visti 2-3 giorni fa a pranzo per preparare un po' questo incontro. E molto carina a me, l'ho molto apprezzato. Mi ha regalato, mi ha fatto dono di un suo libro, no? L'unico. L'unico che ho fatto. Adesso... ma sceglierò... no, però... Mistero brutto, no?
e ovviamente ho colto l'omaggio a un grande che mi sembra per te, no? Dario Fo. Sì, beh, ha vinto il Nobel, insomma. No, ma diciamolo, per, soprattutto per il quartiere di destra. Che... Dario Fo. No, ma il mistero brutto è una parodia, un mistero omaggio buffo, al mistero buffo, che è lo spettacolo che credo gli abbia consegnato il Nobel, no? Sì, esatto, anni dopo, sì. E quindi io, siccome ho fatto questo libro, quanti hanno il libro? Dai, veramente imbarazzante. Fai un'altra domanda. No, vabbè, ma no, e quindi si sa che il pubblico social legge poco. No, è che è talmente veramente e quindi no, io l'ho preso per il culo, no, lasciamo perdere. Ma questa metto qua così. Come gesto di stizza. Perché sono nulla? Scenografia è costata svariate. Poco, perché questo va bene. Costato, questo qua, questa è simbolica. Questa è simbolica, simboleggia e la fertilità e l'infertilità, cioè. E quindi noi siamo in mezzo, siamo cosa? Tu sei più vicino. Sono più cosa? Dai. Ok. È il solito imbarazzo del comico quando deve dire qualcosa di serio. Sì. Dario Fo. Dario Fo. Perché Dario Fo? Perché Dario Fo? Perché alla allora, tua io, età. Perché? Io l'ho visto su YouTube, Dario Fo, ok? Perché io, insomma... Scusa, fermati un attimo. Tu, la prima volta che l'hai vista, sì, che anno sarà stato? Aveva il canale YouTube. Ciao ragazzi, benvenuti nella... Ma che anno sarà stato? Che anno sarà stato? Sarà stato il 2008, 2007. E non dirlo così come... No, beh, per dire quando l'ho visto, 2007, prima la connessione è molto lenta, quindi nel 2008 era un po' più veloce. E quindi ho visto, io informando, interessandomi di teatro, ho visto Nobel, Dario Fo, eccetera. Quando ho potuto, ho detto andiamo a vedere questo mistero buffo. E l'ho visto e mi ha colpito questo spettacolo col tema così alto, in un modo così divulgativo... Mi ha colpito molto. E spiega al pubblico qual è il tema così alto? È la religione, la religione. Lui praticamente, adesso non ricordo benissimo la storia. Luce, dammi la luce. No, perché a questo punto diventa una cosa personale. Cazzo, ma come fai a starnutire così? Ma che cazzo? Ma aspetta una risata. Ma aspetta un momento. Aspetta che no? Suona anagramma. Sì, cioè. Appunto. Cioè. C'hai il Covid, non vieni. Non è che... Cioè, è fastidioso. Dopo un po' è anche un messaggio, dopo un po'. Dopo un po' è anche un segnale. No, ma diciamo, cioè, c'è gente che ha altri problemi con... Aspetta la risata per... Fai la stessa roba, aspetta la risata. Dai. Come faccio io? Dai. Aspetta la risata. Sì, sì. Stai calmo. Va bene. Prendi pure, va. Scusami, No, ma figuriamoci. E quindi no, il titolo, io parlando di questo argomento, anch'io ho un libro con la religione, insomma, molte persone mi hanno conosciuto con questo argomento, ho pensato di esplorarlo al massimo, con l'obiettivo di divulgarlo, perché comunque io nel libro parto dai testi sacri, non è che mi invento delle storie su quel tema, cioè non uso quel tema per inventarmi delle storie, ma lo rivedo quel tema attraverso i miei occhi, gli occhi un po' ma come tamarri, mai? Perché, diciamo, anche la questione, tutto il modo che ho io di affrontare la religione nasce dal fatto che io, quando ho letto i testi sacri, il Vangelo, ho letto il Vangelo, i Vangeli, e ho scoperto che, come li abbiamo sempre fatti vedere, cioè tramite le fiction, il cinema, o anche il catechismo, erano poco, non erano come erano stati scritti, c'erano molto filtrati, un filtro epico, un filtro un po' fiction, cioè in TV Gesù se parla è sempre un tono calmo, un tono con la luce di taglio, ragà, fratelli, ora in verità. Se lo vai a leggere, lui alle volte invece risponde male, lui si arrabbia, è molto più umano. E quindi io, diciamo, ho voluto condividere con chi ha comprato il libro questa visione un po', secondo me, un po' più reale, poi un po' esagerata, un po' più tamarra, pratica, dei Vangeli. Ad esempio, l'episodio quando lui, Gesù, cammina sulle acque,
È strano perché c'è Pietro, Pietro e gli altri sono nella barca, lui è lì e praticamente mi sembra che Pietro dica una cosa del genere, tipo no, c'è tempesta, barca, Gesù fa venite a prendermi, una cosa del genere, mi ricordo benissimo, e Pietro lì dice come facciamo a sapere che sei figlio di Dio? Dice ancora Pietro, cioè allora cammina, cammina sull'acqua e una volta arriva nella barca e Pietro fa ah, non so se fai camminare anche me. Pietro allora dice vabbè, vai. Dice vai. Pietro va e affoga, lui cade in acqua, lo ripiega e fa hai avuto poca fede. Cioè, capisci? Cioè, è pazzesca sta cosa. Però se lo vai a leggere... Perché poi i Vangeli non sono scritti come un libro, non è che è narrazione. Sono tipo, è successa questa cosa. Gesù, bambino, è andato nel Tempio. Ha parlato. E poi se n'è andato. È andato tutto velocissimo. E quindi dici, ma raccontami un attimino. Cioè, Giuda... No, cioè, qualche sveglia... Luce? Allora... Cazzo, ma cos'è? Io sono tra una persona calma e il signor Poretti è una persona di un'educazione... Ma che, devi prendere la pastiglia? Ma porca puttana, scusami. No, vabbè, cioè, te uno lo tirano fuori. Scusami, no. Sì, ho capito, Giacomino. No, scusami. No. Ti prego, scusami. Cioè, uno col Covid, uno che deve prendere la pastiglia per la prostata, non mi era mai capitato. Incontratevi, voglio dire. Lo so, scusami. Dai, cazzo, non fatemi fare brutte figure, cazzo. No, adesso non parlo più. Dai, adesso vieni no. Qua, dai. Giuda. Giuda. No, Giuda, cazzo, tu leggi fatto? L'altra. No, Giuda. Max, dai, porca. Giù, dai. No. Va, complimenti, ma che roba. Dai. Vai, Giacomino, va. Tirato qua dietro. Giuda. Giuda. No, è la parola chiave, mentre ero tipo il soldato d'inverno. Giuda. No, praticamente tu leggi il Vangelo, dici, ah, va bene, ah, 12 apostoli, ok, acqua in vino, ok. A un certo punto Giuda lo tradì. Non è che prima ti fa dire, Giuda lo guardò con un occhio che... Ah, vide Giuda che stava tramando qualcosa. No, da nulla lo tradì. Ma fallo vedere prima. Metti delle chiusure, delle robe, una sottotrama. No, capito? Dal nulla tu, out of the blue, viene Giuda, tra denari. Ma neanche lui che spiega, dico, no, volevo dire. Tu vai a leggere. Mancano delle robe. Insomma, questo è il motivo, ecco, per la dedica e l'argomento. Ma ci credi? Ci credi nell'argomento? Allora, io diciamo che ho fatto, al momento sono una persona spirituale, però sono un po' lontano dal concetto di chiesa, il concetto dall'istituzione. Non ti ho chiesto se vai in chiesa, ho chiesto se ci credi. Credo nello spirito, ecco. Quindi la risposta corretta sarebbe no. Ok, quindi credi, la risposta corretta è no. Però mi ritengo una persona spirituale, ecco. No, ma in realtà, leggendo il tuo libro e seguendoti, negli sketch su questo argomento, in realtà percepisco sempre un... Non so se è giusto dire così, un affetto verso le storie, verso la figura, no? Che... No, non voglio dire nient'altro che quello che si vede, no? E poi il fatto che... appunto tu magari esagero io ma dimmi tu che sì. Questo omaggio al titolo a Dario Fo io la leggo proprio così, no? Mistero Brutto, perché Mister Buffo è stato uno degli spettacoli che pensa che tu l'hai scoperto su YouTube, io ho avuto la fortuna di vederlo almeno 200 volte live, perché Dario Fo, non so se lo sapete, ve lo dico, vi informo, oltre a esibirsi
teatri pochi, no? Non so, c'era una casa occupata, lui andava a fare lo spettacolo, c'era una cosa, oppure c'era la Palazzina Liberty a Milano, che ancora c'è, dove lui praticamente tutte le domeniche attirava lì 5-6 mila persone e faceva sempre... 5-6 mila? 5-6 mila persone fuori, quando era bello il tempo, no? In primavera, estate, fuori dalla Palazzina Liberty, ci sono queste specie di avvallamenti e lì c'erano 5-6 mila persone a vedere, sempre il mistero buffo che poi lui... Però non ha fatto solo Mistero Buffo, faceva Francesco Iullare di Dio, erano tutte storie legate a, appunto, o a Gesù o alla Chiesa o ai santi, eccetera. Quindi, a dispetto del suo essere così anticlericale, no? In realtà si vedeva che voleva bene a Gesù e a, come la chiamava, la mamma. La mamma. Perché insomma, cioè, il messaggio non è che è qualcosa di sbagliato nel messaggio, eccetera. Poi c'è tutti, certo, i costrutti, certo, sopra, certo. Però di base sì. Quello. Ma tu ti diverti di più live o? Io live. 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 Sì. Quanti di voi mi hanno già visto live allo spettacolo? Quanti no, invece, sulle mani? Ok, venuto, grazie, veramente. Chi non è venuto, io veramente non so più cosa fare. Non è... No, live però, live secondo me è proprio il momento, il parco giochi. Cioè... Senti, ma a parte Dario Fo, sì, eccetera, quali sono i tuoi modelli? Si chiede sempre, no? Che ti hanno fatto ridere. Beh, a parte quello che ho già detto, beh, il trio. Poi Albanese, molto. Tonio Albanese. Tonio Albanese. Fenomenale. E poi devo dire, è stato traumatizzato da Fabio De Luigi. Io in... In terza media ero insopportabile che parlavo come lui. Cioè... Oh, vabbè. Allora, scusa, lui... Una roba pazzesca. Mille. Ho avuto mille. Tutto. Sì, però è mia l'intervista. Se... No, lui è sicuramente. E poi nel famoso 2008, quando ho scoperto la connessione internet, i comici americani, insomma, quelli più noti, insomma, Bill Hicks, Louis C.K., eccetera. Come la vivi la popolarità, l'essere famoso? Nel pratico vuol dire... Pazzesco. Sì, no, ridicolizzato. No, nel pratico la cosa che succede è che ti fermano per delle foto, ti fermano in svariati modi, ti fermano e dicono, ci facciamo una foto? Sì. Chi ce la fa? Cioè, trova un modo, tu, no? Ok. Quindi, ma ultimamente sta capitando quello che dici tu, no? Facciamo una foto, facciamo un selfie e poi non sono capaci, no? Così. Come cazzo è? Allora prendi il telefono, dai, porca puttana, vieni qua, faccio io. Io sono bravissimo a fare il selfie. Non li faccio dopo, chiaro? Facilissimo, però sì, non... Aspetta. Vabbè, ma ti capita che fanno così, tipo... Aspetta, dove sei? Dove? Alla fine un selfie così, che figa. Vabbè, questo è l'aspetto che... No, ma mi interessa come la vivi tu. Cioè, se è troppo invadente nella tua vita, ti impedisce qualcosa, sei contento, ti gasi. Ho scoperto l'uso dei cappellini. Cioè, capita... Allora, a me fa piacere, io ringrazio, cioè, è fantastico... essere conosciuto dalle persone, da un po' però di persone, fantastico. Sono dei se magari, ecco, c'è il giorno che sei triste. Sì, non sei, perché capita, capita anche ai comici. È capitato, diciamo. Oh, diciamo. Grande, arrivo lì, ciao, ma come sei serio? Sì. Ho capito. Oh, scusa, non pensavo. Ho capito, stai calmo. E quindi, però, cappellino. Ma la polemica è brutta, innesco un litigio quasi. Oh, cioè, ma... E comunque, cappellino... Ma scusa, non è giornata. Come te la tiri? Cioè, ma scusami. Cioè, cappellino. Ce l'hanno le giornate. Sì, il cappellino. E il cappellino, praticamente, tu vai testa bassa e le persone non ti... Ma se ti riconoscono il cappellino, si incattiviscono.
arrivano. Pensavi che non ti riconosce. Giuda. E quindi queste cose accadono, cose simpatiche, vedi più materiale umano, ecco, come la vivo è interessante perché vedi, cioè, le persone si comportano in maniera particolare. Allora, chi ti riconosce è vero, un anno e chi compra Aldo il libro. Gli è capitato, cioè, ha passato dei mesi di che era insofferente a questa cosa qua. E allora, vabbè, lui sempre il cappello se lo mette perché è pelato, quindi... Vabbè, è quello. Un giorno si è presentato con occhiali bianchi e la barba. E la barba, ma tagliata alla Camillo Benso Conte di Cavour, cioè una roba... E io e Giovanni... Che ha fatto, cioè... il caffè teatro, tra l'altro, Camillo Benso di Conte di Cavour, è stato... Non andava tanto bene, non però. Andava. Si dia la politica che... Così. E... io e Giovanni ho detto, ma come cazzo ti vesti? No, così, non ti riconosce nessuno così, no? Siamo andati in giro con lui e a un certo punto ho detto, Aldo, ma perché ti fai crescere la barba? No? Lui ci è rimasto di merda. Non ci posso credere, mi hanno riconosciuto. Vabbè, comunque bene, no? Io ovviamente è una follia questa cosa che la gente mi conosce, vengono a vedere lo spettacolo, è bellissimo, è divertente, alcune cose sono divertente, sì, ecco. E poi cos'altro? Vabbè, poi ci sta, ovviamente se fai delle cose in TV, fai tante cose live, eccetera, ci sta a prendere un po' di critiche, chiaramente, e quello è fantastico perché è giusto, ci sta, insomma. Tu leggi? Questo è. Tu leggi? Non ho mai imparato e non... No! Vado a periodi. Sì, vado a periodi di lettura. A volte non riesco a leggere proprio, vabbè. Non riesco. E alle volte invece ho il bisogno di leggere. Leggi? Cosa leggo? Allora, l'ultimo libro che ho letto... Adesso sto leggendo un libro di Chiara Galeazzi, si chiama Poverina. È un libro quindi di una autrice, una comica. Poi prima ho letto sto leggendo un po' di libri di comici di Valerio Lundini, due libri di Valerio Lundini, e, o se no un libro di Camilla Läckberg, Lo scalpellino, possibile. Guarda, thriller può essere, sì, non so come chiudere in maniera divertente questa cosa. Leggo. Era andata bene, sì. Fino adesso. Fino adesso è... Ti ho fatto una domanda di merda. Ma no, perché leggi... Cinema, vai al cinema. Cinema, sì. Io università l'ho fatta, ho fatto 6 mesi di università. Scienze delle comunicazioni. Come lo sport, però. Poco, perché me l'ho portato. Poco. Scienze delle comunicazioni. E dove? Alla... sempre a Como? No, a Milano. Milano? Sì, alla so Yulma? No, alla Statale. Statale. E io primo giorno, io non capivo niente, cioè il liceo per me era comodo. Dove sono? Sei nella sezione F, prima F, eccomi qua. Oh, starò qui per altri 5 anni, fantastico. Invece l'università dovevo io informarmi su che... Io primo giorno ho fatto una lezione, ho detto, ah, interessante, beh, in pochi anche, era del secondo anno. Ho detto, che cazzo... Ma com'è possibile? E non so come mai. E ho fatto un esame, 27, in cinema. E quindi ho delle basi di critica cinematografica. Cos'è che ti hanno chiesto? Era su Woody Allen, su Manhattan, molto dell'esame. È un po' sul cinema francese, gli inizi, so benissimo. 27? Scusi? Ti hanno dato 27? Sì, meritatissimo. Non credo. Però sì, quindi cinema, l'ultimo che ho visto è Napoleon. Napoleon. Poi c'è ancora domani. Sono tutti questi qua li sto vedendo. Hai, vuoi chiedermi qualche... cosa? E oggi mi sono fatto un rewatch di un po' di film. Mi sono rivisto che mi sono felice. Domanda, a quale film sei più affezionato e a quale meno? A quale più, a quale meno e perché e perché? Facile. Allora, sono più affezionato, posso dirne due? No.
Vabbè, il podcast è tuo, quindi puoi fare un po' quello che... Vabbè, due. Dai, mi attengo alla domanda. No, due, Giacomo, per cortesia. Allora, chiedi sono felice, quello che mi è piaciuto di più. Pauroso. Fare. Secondo me mi espongo, meglio di trovarmi una gamba. Ciao. Sì. Mi espongo, ok. No, trovo una gamba, ovviamente noi abbiamo un affetto, una storia profondissima per quel film lì, per cui non posso dire che non mi piace, anzi, no? Però dal punto di vista cinematografico direi chiedimi sono felice e la leggenda di Aljone Jack che molto... Ah, vedi. Credo di aver avuto la fortuna di poter dire la battuta più scorretta della storia del cinema, no? E che se la facessimo adesso sto film qua ce la impedirebbero, e mi quanto è bella la mafia. Mia Gianni, ma quanto è bella la mafia! No, Mia Gianni, ho solo fatto così! Sarà. No, è un film a cui sono e siamo affezionatissimi, perché anche quella storia lì è una storia anche di un'avventura finanziaria dove abbiamo rischiato qualsiasi cosa in quel film lì, siamo andati negli Stati Uniti. Quando ti inviterò un'altra volta ci addentriamo, no, in questo film. Però sì, è stata un'avventura... Una parte 2. Esatto, è stato un sequel. No? Sequel. È stata un'avventura sia artistica, bellissima, sia anche imprenditoriale, perché siamo stati tra i pochi ad andare negli Stati Uniti a girare un film, siamo stati un mese a New York, insomma, è stata tanta roba. E poi, personalmente, penso che sia molto, molto divertente, una trama intricatissima, degna di un thriller, insomma, molto, molto... E poi una... Perché ridi? Dammi la luce. Che è successo? Dammi la luce. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Non sta bene. Non aspetta, sta bene. Però, aspetta. Non sta bene. Non sta bene. Che è successo? Non sta bene. Perché cosa è successo? No, cos'è successo? Ma è che hai riso in maniera inconsulta, sembrava che dovessimo chiamare un pneumologo, cazzo. La piorrea. Max, è gente squilibrata, però vabbè, l'hai portata tu, è il tuo pubblico. Bello. Fantastico. Ci riconosciamo. Allora, il peggio è fatto anche... Una cosa che ho analizzato, infatti, quanto è bella la mafia, e quella cosa non si potrebbe, cioè, è strano. Poi, intorno a una gamba, uccidete un cane. Ringhio, poverino. Il chiedete sono vice, Aldo tira una testata a finanza, cioè... È robe... No, ne dico un'altra, forse la peggiore, no? Sempre in Aljone Jack, il fratello, Eric, non Eric, è raffinato! Penso che lì... Cioè, forse dovremmo andare tanto a... Tanto ridere. A consegnarci, no? Posto così. E però, il peggiore, beh, è facile... Meno affezionato, e perché? No, non c'entra l'affezione, è... Fuga da Reuma Park è stata un'avventura sbagliatissima, dove inizialmente doveva essere solo qualcosa di televisivo legato agli anziani, sono molto affezionati a quei personaggi lì, poi è diventata un'altra cosa, ce ne assumiamo totalmente la responsabilità, e fu proprio un flop al di là del botteghino, no? Ma poi il pubblico giustamente ci ha anche un po' insultato, che cazzo fate? Cioè, però era partito... Con dei pezzi del spettacolo dei 25 anni, giusto? Sì, ma in realtà quella fu un'aggiunta sbagliata. Ah. Era la storia di tre anziani che venivano abbandonati dai parenti, Aldo, eccetera, eccetera, e che vivevano in questa specie di casa di riposo dove c'era questo Luna Park, che era anche bella l'ambientazione. E poi dopo, dovendo diventare un film, ci abbiamo aggiunto questa cosa delle storie dello spettacolo teatrale. Comunque, un'avventura artistica sbagliata. Infatti io ho visto lo spettacolo al Forum dei 25 anni, che non è fatto la Subaru.
Come mai? Lo dice lui. Come mai? E lì, Max, è stata una scelta durissima. È stata una scelta durissima scegliere i pezzi da mettere lì dentro. E forse, non lo so perché, alla fine abbiamo quasi dovuto fare una specie di estrazione, no? Perché doveva durare un certo tipo, e ce n'erano tanti belli. E forse in quel momento storico, perché conta anche il momento storico quando lo fai, lo sketch della Galleria d'Arte era un po' al top in quel momento lì, quindi non poteva mancare rispetto di altri, insomma, è andato così. Ci scusi? No, va bene. Ci scusi? Vedo lì per quello. Ah, Galleria d'Arte, wow! Max Angioni! Giacomo Poretti! Lo confesso, Max, lo confesso. Credo sia la 14ª puntata, 15ª, ho perso il conto e ho fatto tutte persone, personalità diversissime. Era praticamente il primo comico che facevo e avevo qualche riserva. In panchina? Per me, perché dialogare con un comico sembra facile, in realtà è molto difficile. Ma tu mi hai smentito. È stata una bellissima serata. Complimenti. Grazie. Io spero. Mettiti qua. Spero di aver capito male. State qua. Fategli un omaggio. Fategli una standing ovation. Stai lì, non girarti. No, non è necessario. Vai. Io. Non per me, ma io ho capito male, spero di aver capito male. Ho letto il labiale. Grazie, troppo gentile. Cosa devo fare con questa cosa? Grazie a tutti! Max Angioni! Grazie. Venite al Teatro Oscar. Ciao a tutti, buona serata.